Ma come sapete stiamo facendo una battaglia per avere la stessa quantità di vaccini di altre regioni in rapporto alla popolazione. Ci auguriamo di ottenere questi vaccini che non ci hanno mandato entro il mese di aprile. Per il resto sapete che il nostro programma come regione prevede l'immunizzazione di tutta la popolazione campana per quest'autunno. Dovremo fare uno sforzo gigantesco per arrivare a fare 60.000 vaccinazioni al giorno. Ce la possiamo fare, a condizione ovviamente che arrivino i vaccini. Sapete che abbiamo anche stipulato un contratto con l'azienda produttrice di Sputnik. Voglio chiarire ovviamente che il contratto è subordinato all'approvazione del vaccino da parte delle agenzie di Ma se ti arriveranno controllo. queste approvazioni? Mi auguro di sì, mi auguro che a cominciare dal governo italiano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l'AIFA verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell'arco di mesi, perché non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra. E siccome vi sono vaccini che sono già stati somministrati a milioni di cittadini, si può tranquillamente fare una verifica sull'efficacia del vaccino in un mese, non in 6 mesi. Questo è quello che noi chiediamo al governo e all'AIFA e ovviamente ci atterremo alla valutazione scientifica sul vaccino. Per il resto, ripeto, noi siamo impegnati a fare la corsa per immunizzare tutta la popolazione campana per quest'autunno. Questo vuol dire che dobbiamo fare 60.000 vaccini al giorno. E ci stiamo preparando a farli. Sapete che anche oggi siamo la prima fra le grandi regioni d'Italia a fare vaccini, ma dobbiamo fare di più. Noi siamo pronti a farlo anche H24, se abbiamo il personale. Poi passeremo a fare i settori economici, anche qui con molto buon senso, perché attualmente noi abbiamo questa suddivisione. La priorità personale sanitario, ultra ottantenni e fasce deboli, e abbiamo quasi completato in Campania. Poi mondo della scuola, anche qui abbiamo completato il mondo della scuola. Se avessimo avuto vaccini somministrabili anche a ragazzi sopra i 16 anni, avremmo fatto tutto il mondo della scuola. Poi si procede per fasce di età, come noi chiedevamo, anziché le categorie che ha scatenato l'ira di Dio in Italia. Procediamo per fasce di età, gli ultra settantenni. Contemporaneamente, se avremo la disponibilità aggiuntiva di vaccini, per questo abbiamo fatto il contratto con l'azienda produttrice di Sputnik, pensiamo di procedere per categorie economiche. Per capirci, la categoria più in sofferenza da questo punto di vista è quella del turismo in Italia e in Campania in particolare. Allora, provate a immaginare se noi avessimo 500.000 dosi di vaccino disponibili. Potremmo somministrare il vaccino a tutta la popolazione di Ischia, di Capri, di Procida, poi fare tutta la costiera sorrentina, Amalfitana, Cilentana. Questo ci aiuterebbe a rilanciare anche l'economia. Ecco. Senta, dopo Pasqua il governo pensa di riaprire le scuole, sarà possibile anche in Campania? Credo che sarà possibile per la fascia delle primarie e fino alla prima media. Alla prima media. Ovviamente anche noi verifichiamo sempre l'andamento del contagio, però penso che possiamo essere fiduciosi anche perché, ripeto, noi abbiamo già vaccinato il 95% della popolazione, Personale del scolastico. personale scolastico, docente e non docente. Quindi abbiamo creato una condizione di base di maggiore sicurezza. Però attenti. La linea della Campania è quella di sempre, noi dobbiamo aprire tutto ma per sempre, non aprire 2 giorni e poi chiudere 2 mesi, perché questo sta portando l'Italia all'esaurimento nervoso.